Hola chicos, e bienvenidos in questo nuovo fantasmagorico e ancora più spettacolare video. Oggi stiamo per entrare in un ristorante spagnolo. Proviamo a mangiare la paella. Vediamo un pochino se ci piacerà o meno. Queste sono le paella. Prendiamo le patate bravas, le patate gratinate al pesto, 1 e 1 per 4 persone. Ci fa anche un po' tutto. Una frittura di calamari e poi prendiamo 2 paella. Quindi facciamo una paella a coppia. Qui si prova cose che non mangiate mai nella vita, tipo i cetrioli. L'acqua nel calice con limone, che sciccherino. Porto prima la stappa se lo scalamare e dopo la paella? Sì, grazie. Che sono questi quindi? Olive. Sono olive? Ne abbiamo mangiato come? Olive. Come? No, non mi piace. Abbiamo appena ordinato, sperando che non ci fanno buco un bietto. Facciamo le picche. Dite cheese. Decanto un attimo la roba che abbiamo preso. Questa qua che cos'è? Alla la mia mamma da sai. Abbiamo preso delle patate gratinate con il formaggio e il pesto. Poi abbiamo preso l'assistente provetto. Queste sono patate brave, quindi non hanno fatto le cattive. Salsa e formaggio, che siamo maionese però. E poi obiezzi rosse, che sarebbero i calamari fritti. Sembrano proprio quelli piccoli piccoli piccoli, questi pezzi grandi, grazie. Mo ci hanno portato il pane bollente. Ma continuiamo per le... Beh, però pensavo un altro tipo di pane, onestamente. Aspettavo il pane. Lui ha preso questi 3 antipasti e poi le 2 paeglie, che aspettiamo più tardi. Pure mi sono scottato parecchio, sai qua, mamma mia. Per carità di Dios. Io ne rubo una volo. Beh raga, questo è un pezzo di... Oh, hai visto roba e papà, aglio. Taglio le patate gratinate. Taglio delle patatas, se riesco. No, che rosmarino. Chiudiamo il limone. Sì, ma a te non ti piace quella rossa? Direi no. Aglio. E segui questo sforzo. Bravo. Bravo, bravo, tutto bravo. Assaggio questo. Questa è la cosa più buona. I calamari sono sempre buoni. Ci vuole un'arte per farli male. Invece questo qua, pure se è molto tranquillo, è buono. Farli male, voglio i calamari non si fa. Assaggio pure questo al salsero un pochino però. Ma da qualcuno? Preferisco senza. Però il bianco non mi dispiace. Posso vedere la buonissima? Sì, sono buoni. Mi sono da maionese con aglios. E this è andato. Pensate che a Napoli cucco fritto con calamari a tutto costa 3-4 euro. Differenza. La linea secca non paghi. Devi anche considerare però che si mangia alzato. Se tu vai. Hai due da curare. La linea secca alzato, vengono al bancarino. Marco, questo è un ristorante comunque abbastanza chic. Questo sto dicendo. Però. Invece a Napoli pure se non pagare. Lo paghi 10 euro lo paghi. Dico quello nella pigna secca, non vedo la pigna secca, nella pigna secca. 10 euro mangi. Può essere pure che qua a Barcellona è stato per 4 euro mangi buono come chiss, però noi stiamo ristorando qua. Tu paghi il servizio. Sarebbe figo trovare delle cose del genere. Queste cose non si scoprono. Tutte le tapas e le anti-tapas sono finites. E a questo momento, a questo punto io direi che è tutto molto buono. Penso che tutti siano d'accordo. Da questo punto di vista. Probabilmente la cosa che mi è piaciuta di più era le patate con il formaggio e il pesto. Nonostante fosse un piatto comunque abbastanza semplice, era molto buono. Penso. Adesso aspettiamo le paellas. Sì, antipasti. Aspettiamo la randa paellas. Eccola. No, 1 and 2. Thank you so much. Secondo voi ce l'hanno fatta grande o proprio così? Così. Guarda, le foto sembrano molto più piccole. Forse un po' più piccola. Aspetta, facciamo le foto, per favore. Scusami, fai una foto. Fotas. Allora, è arrivata la paella, che è abbastanza grande. Diciamo una porzione e mezza. Ecco. Guardate che coppia romantica. Oh. Io sapevo che non si girava, però noi siamo napoletani e girammo. Quanto cozzi? Marco, las corzas. Il camperon. È buonissimo. Con questo assaggio. A me questo non piace. Perché dall'odore che non si girava. Perché se io dico che puoi essere, no? Sì. Lo trovo buona. Anche se per i miei canoni, come detto Sara, troppo salata. Allora, io mangio molto insipido, però al suo perché salata. Come si fa così? Come si fa salata? È vero. Ma vedi sta l'antenna? Che è successo? Porco di quel demone. Com'è caldo sto sugo? Ma pure qua! Non ci fa tamaracchi. Poi io ci consiglio, No.
Però infatti non piacciono le gocce. Veramente, Simone, la dialo dei tuoi amici, ce l'ha cancellato. Vabbè, ma io non mangio il sugo e non posso parlare. Olio è buona. Mattias vuole prendere il chupitos della casa. Chupito? Sì, limoncello, hierbas o crema de oro. Scusa. Crema di? De oro, è come bellis, crema. Ah, e io prenderei crema de oro. Arriva anche il chupitero. Abbiamo preso la crema del sangue di chi da la ficca. La fotocamera. È proprio pay. No offer. Se ci fanno pagare anche il chupitero. Non l'ho contata. Meno. No, quindi ok, adesso 35. Ok, Maro, aiuto, ma stai scherzando. Io ero partito, volevo spendere 20 euro stasera. E il coperto è considerato? No, 40 a testa. Vabbè, vai, sto per indicare il punto del corpo dove ci faranno un buco. Piano piano però. Raga, al nostro f***o che si gira all'indipendenza. Hai per 60 2, 4, 6. Vabbè, vai, sento purissimo. Ragazzi, che bello. Ma che dici? Che dici? Non sbagliate conto. Ma andiamo, cioè. Abbiamo pagato troppo poco. Andiamo via. Invece di questa quinta. No, devi notare. Ma io non mi sembra normale. Ma scusa, ma che conti hai fatto allora? Allora il problema è Mattia, aiuto. Che momento di gioia. Altro che la domenica mattina in chiesa. Ce lo stiamo godendo proprio. Vediamo di spavaranza così. Ok, questo non più. Allora, stiamo filmando questo momento di felicità. Il signor Mattia si è fatto un conto sconsiderato. Sì. Due patate brava a testa, sì, una porzione sì. Di calamari, due paie di a testa. Dobbiamo pagare meno tipo... per il cibo, cioè per 35, 33, 34. Meno di 20, no, 15 euro. 15 euro. Viva i soldi, ragazzi. E chi dice che i soldi non fanno la felicità? È vero, ci vuole pure l'amore, però i soldi... Comunque la paglia era molto buona, finito per questo video, non so se lo posterò perché era un po' buio, andiamo a entrare alla luminosità. Se il video vi è piaciuto mettete like, adesso noi andiamo a ballare, andiamo all'opium. Se entro le due riusciamo a stare là, a entrare, non paghiamo manco là, quindi aiuto, vi devo sparare.